L'occasione che ci è offerta da questo incontro di oggi qui a Campobasso deriva dal fatto che l'Università degli Studi del Molise ha stipulato con la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra una convenzione per lo studio e la valorizzazione delle catacombe di Napoli, in particolar modo della catacomba di San Gennaro. Gli studi che abbiamo avviato, grazie anche alla presenza e alla partecipazione di alcuni studenti della nostra università, consentirà nel prossimo futuro di riprendere gli studi e di valorizzare questo straordinario complesso. Questa manifestazione di questa sera è la prima della programmazione del 2012 della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali. Noi ci ispiriamo alla Convenzione dell'AIA del 1954 che parla della protezione dei beni culturali nei conflitti armati, nell'ottica che un bene culturale, da qualunque popolo sia prodotto, non appartiene a quel popolo ma appartiene a tutta l'umanità. Questo spiega perché noi ci occupiamo prevalentemente dei beni culturali della nostra regione, però spaziamo anche naturalmente nel patrimonio artistico di tutta Italia e anche di tutto il mondo, perché abbiamo fatto conferenze sulla Giordania, sulla Turchia, eccetera. E questa delle catacombe di Napoli, noi abbiamo avuto la fortuna di avere il professor Ebanista, perché le catacombe di Napoli sono un unicum, insomma, hanno una loro peculiarità, una loro particolarità, che andava appunto approfondita dalla nostra associazione che si occupa proprio di tutela del patrimonio culturale e anche di sensibilizzazione. Noi ci rivolgiamo soprattutto ai giovani che devono effettivamente comprendere l'importanza del patrimonio culturale e del nostro passato, perché senza passato non esiste né presente né futuro. E gli studi che sono stati avviati in questi ultimi mesi stanno già dando i primi risultati, e grazie alla inventariazione, alla classificazione, il rilievo grafico e fotografico dei materiali provenienti dai vecchi scavi che sono rimasti sinora inediti. Grazie anche alla elaborazione di tesi di laurea e alla pubblicazione di questi oggetti sarà possibile analizzare i contesti di provenienza, ricostruire i corredi e in modo particolare di rendere noto questo straordinario e importante patrimonio di testimonianze culturali della tarda antichità.